Bentrovati in questo nuovo appuntamento con l'informazione di Licata News. Volge al termine l'operazione Fenix 3, finalizzata al controllo sulla filiera della pesca anche a Licata. Sentiamo. Si è conclusa con soddisfazione l'operazione complessa di Polizia Marittima Fenix 3, disposta dalla Direzione Marittima di Palermo, finalizzata al controllo sulla filiera della pesca, con particolare attenzione al contrasto alla pesca illegale di novellame di sardina. L'operazione di polizia, che ha visto impiegati uomini e mezzi della Guardia Costiera di Licata, si è sviluppata in tre fasi distinte. La prima va dal 26 gennaio al 1 febbraio, la seconda dal 16 febbraio al 1 marzo. Nel corso delle attività, unità navali e pattuglie a terra dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Licata hanno sottoposto a controllo diversi ristoranti, unità da pesca, mezzi di trasporto e punti vendita di prodotto ittico. Complessivamente sono state elevate 5 sanzioni amministrative in materia di tracciabilità ed etichettatura ed è stato effettuato un sequestro di reti da pesca utilizzate in modalità e zone vietata. In linea di massima, tuttavia, l'attività effettuata non ha riscontrato grosse criticità sulla catena della filiera della pesca a tutela del consumatore. È arrivato al giro di boa il processo per il crollo della palazzina di Via del Carmine, dove il 23 gennaio del 2010 restarono uccise le sorelline Chiara e Marianna Bellavia, di 3 e 14 anni. Nelle scorse udienze erano stati ascoltati i consulenti tecnici, in quella successiva saranno sentiti i primi testi della difesa. Sul banco degli imputati siedono gli ex sindaci Carmelo Vetro e Lorenzo Airò, la proprietaria e il possessore dell'immobile Rosaria Presti e Antonio Noto, nonché 6 fra dirigenti ed ex dirigenti dell'UTC di Favara: Francesco Crescenzo, Giacomo Sorce, Sebastiano Dispenza, Pasquale Amato, Alberto Avenia e Antonio Grova. Ieri è stato sentito Amato, che peraltro da quasi 2 anni è sindaco di Palma di Montechiaro. Nel periodo in cui ho lavorato all'interno dell'ufficio tecnico, ha detto, rispondendo al proprio difensore Enrico Quattrocchi, ho cercato di riorganizzare anche il monitoraggio degli immobili a rischio. Non c'erano segnalazioni particolari di pericolo in quel momento. 13 patteggiamenti, 53 rinvii a giudizio e 2 condanne in abbreviato. Con questo esito, il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha chiuso la prima fase processuale della maxi inchiesta Demetra, che il 28 giugno del 2013 ha fatto scattare 6 arresti per mano dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. Imprenditori, operai, faccendieri e anche un medico, secondo la procura di Agrigento, avrebbe messo in piedi false aziende con l'unico obiettivo di truffare IMSS e INAIL, ottenendo l'erogazione di indennità di disoccupazione per lavori mai svolti o indennizzi per infortuni fasulli. Le accuse a vario titolo sono di associazione a delinquere, falso e truffa. 13 imputati hanno scelto di patteggiare la pena. Tutti gli imputati beneficeranno della sospensione condizionale della pena, ma sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali in favore di tutte le parti civili costituite. 2 imputati difesi dall'avvocato Gazziano hanno scelto il rito abbreviato, rinvio a giudizio per gli altri 53 imputati. La prima udienza del dibattimento è in programma davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Agrigento il prossimo 11 giugno. Rubati 6 cavalli da un recinto privato di Via dei Fiumi al villaggio Mosè. A fare la scoperta e a denunciare l'accaduto ai carabinieri è stato il proprietario. I militari del nucleo operativo e radiomobile hanno effettuato un sopralluogo e avviato dunque le indagini. Ad agire sarebbero state almeno 3 persone che per trasportare gli animali avrebbero utilizzato 1 o più mezzi. Ancora cronaca, è di 2 persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 22 di ieri, tra un furgone carico di condizionatori e un'autovettura sulla strada statale 640 per Porto Empedocle, nel tratto compreso tra la rotatoria di Giunone e il bivio per San Leone. Lo scontro ha coinvolto una Toyota Corolla con la guida appunto una donna, LC, queste le iniziali, di 50 anni, originaria di Menfi, ma residente
residente ad Agrigento, su cui viaggiava il figlio di 14 anni, e un autocarro condotto da un 68enne di Palermo che stava trasportando un carico di condizionatori d'aria che sarebbe dovuto partire da Porto Empedocle con la nave per l'isola di Lampedusa. Feriti mamma e figlio, trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, hanno riportato una serie di traumi ma non sono comunque in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e i militari dell'arma della stazione di Agrigento, che hanno effettuato i rilievi utili a capire l'esatta dinamica dei fatti. Arriva un'altra brutta notizia in tema di viabilità. L'ingegnere Bernardo Barone dell'ufficio tecnico del Libero Consorzio di Agrigento ha infatti disposto la chiusura al transito veicolare della strada provinciale 7 Licata-Riesi, che nei giorni scorsi è stata oggetto di una frana. La decisione, inevitabile per salvaguardare la pubblica incolumità, è stata presa dopo aver ricevuto una relazione completa della situazione da parte dell'ingegnere Michelangelo Di Carlo, responsabile della sezione est del territorio. L'ordinanza sarà valida fino al ripristino della strada. Nel tratto interessato è stata già apposta la necessaria segnaletica di chiusura e pertanto chi volesse recarsi a Riesi dovrà percorrere la provinciale 62 Licata-Butera. Adesso il rischio è che passeranno dei mesi prima che si trovino i fondi necessari per il ripristino del tratto interessato. Nel frattempo per spostarsi da Licata a Riesi e occorrerà percorrere circa 5 km in più. Cambiamo adesso argomento e parliamo di acqua pubblica. La lotta dei sindaci agrigentini per l'acqua pubblica deve spostarsi dalla Sicilia all'intera penisola. Sono queste le parole del sindaco di Palma di Montechiaro, Pasquale Amato, che invita anche il Consiglio Comunale di Licata ad aderire alla prossima iniziativa di protesta che si svolgerà il 25 di marzo. Sentiamo. Una nuova mobilitazione il prossimo 25 marzo per dire sì all'acqua pubblica è una legge per regolamentare la materia che dovrebbe vedere la luce ai primi giorni del mese di aprile. Queste sono state le novità emerse dalla trasferta palermitana di circa 30 sindaci di altrettanti comuni della provincia di Agrigento che in forma di protesta hanno occupato la sala d'Ercole. Tra questi era presente anche il primo cittadino di Palma di Montechiaro, Pasquale Amato. Eravamo partiti una trentina di sindaci fra chi aveva consegnato le reti e ha deliberato per revocarne la concessione e chi non l'ha mai consegnata come noi, perché in pratica in Italia è stato votato il referendum nel 2011 e un referendum che non viene rispettato. Fermo restando che a votare quel referendum che voleva l'acqua pubblica era il 98% in Sicilia e il 96% in tutta Italia. Siamo andati lì per protestare perché la nostra azione voleva essere più belligerante, perché eravamo organizzati per uscire fuori le fasce in segno di protesta all'interno del Parlamento regionale e successivamente i cartelli di protesta perché volevamo l'acqua pubblica. In verità, dopo una breve sospensione iniziale, non per colpa nostra ma per lavori ordinari parlamentari, il Presidente dell'Assemblea ha voluto incontrarci e onestamente e pacificamente ha preso atto che non è una cosa più rinviabile e considerato che la quarta commissione sta lavorando alacremente per preparare il disegno di legge, in pratica è stato convenuto che entro il 2 di aprile si dovrebbe pervenire in via definitiva ad avere una legge sull'acqua pubblica in Sicilia che riordini il settore. Noi siamo convinti che questo ci arriveremo, però non stiamo mollando la presa, stiamo prevedendo di fare dei consigli a Palazzo dei Normanni di tutti i sindaci siciliani che ci vorranno essere, tutti i consigli comunali siciliani che ci vorranno essere per il 25 di marzo alle ore 14 davanti a Palazzo dei Normanni, saranno celebrati i consigli comunali pari pari e contemporaneamente sul tema dell'acqua pubblica in Sicilia per arrivare alla legge. In verità noi siamo convinti che ce la faremo. Nessuno era presente per il comune di Licata, ma il sindaco Amato spera di vedere la partecipazione del Consiglio Comunale in vista della prossima iniziativa. È il latitante del comune di Licata, le spiego perché. Perché in realtà, mancando il referente ordinario che è il sindaco, è mancato. Però c'è da dire una cosa, che i consigli comunali, forse non in una maniera continua, vengono avvisati un po' tutti. Io mi auguro che per il 25 ci sia anche il comune di Licata, perché
Comune di Ricate è una di quelle comunità che ormai ha purtroppo saggiato i dolori di una gestione come quella dei sistemi di acqua, e quindi prima se viene fuori da questa situazione è meglio, è considerata situazione di crisi economica diffusa che c'è in Sicilia. Dalla battaglia regionale si dovrebbe poi passare ad una nuova mobilitazione a carattere nazionale, coinvolgendo anche i forum dell'acqua pubblica sparsi sul territorio. Quello che di fatto emerge con forza è che riteniamo che il governo regionale non è più capace di decidere. Chi decide per il governo regionale come una sorta di commissariamento è il governo nazionale, e allora significa che probabilmente gli ostacoli che dovremmo superare subito dopo saranno proprio col governo nazionale. A questo punto però ci rivolgiamo all'Italia intera. Che senso ha che questa lotta la portano avanti i sindaci siciliani, i consigli comunali siciliani, la gente siciliana riesce a ottenere una legge, e tutto questo non deve accadere nel resto dell'Italia? E allora sollecitiamo i forum per l'acqua pubblica a creare agitazione in tutta Italia, perché questo settore va normalizzato in tutta Italia secondo il volere espresso dalla popolazione con il referendum del 2011. Il prossimo 25 marzo saremo a Palermo in piazza Parlamento assieme ai consiglieri comunali per ribadire la nostra ferma opposizione alla gestione privata dell'acqua. Lo annunciano i sindaci di Sant'Angelo Muxaro e Santa Elisabetta, Lorenzo Alfano e Mimmo Gueli, al termine della trasferta nel segno della protesta contro il silenzio della regione. Andata in scena nel capoluogo siciliano che ha visto protagonisti gli amministratori di una trentina di comuni dell'Agrigentino e impegnati nella battaglia a favore del servizio pubblico delle risorse idriche. Intanto da Girgenti Acque fanno sapere che i residui della depurazione, il cui costo di smaltimento oggi ammonta a diverse centinaia di migliaia di euro, diventeranno una risorsa per la produzione agricola, e il loro utilizzo come fertilizzanti aprirà in provincia di Agrigento una nuova frontiera nella coltivazione dei terreni. L'uso dei residui della depurazione dei terreni agricoli, si legge così in una nota, aiuterà lo sviluppo della coltivazione biologica perché consentirà di ridurre l'uso dei fertilizzanti chimici a beneficio dell'ambiente, ma soprattutto creerà occasioni di sviluppo economico e occupazione. Parliamo di nuovo di politica locale. È stato istituito il direttivo del PDR, il Patto dei Democratici per le Riforme di Licata. Sentiamo di cosa si tratta in questo servizio. Il PDR, Patto dei Democratici per le Riforme, ha un direttivo licatese. Si è tenuta a Licata l'assemblea del partito alla presenza delle più alte cariche, il presidente, l'onorevole Salvatore Cardinale, il segretario regionale, l'onorevole Michele Cimino, il segretario provinciale, Paolo Ferrara. L'assemblea conferma segretario a Licata Sebastiano Costanza. Dal dibattito arriva il sì alla costituzione del nuovo direttivo, con le cariche di presidente a Stefano De Caro, a vicepresidente a Veronica Vicari, a responsabile ai rapporti con l'esterno a Gino Farrugia. Il presidente, l'onorevole Cardinale, si dice soddisfatto per il taglio del nastro del PDR a Licata. Oggi è un giorno importante, dice. Il nostro partito si costituisce come direttivo in una città come Licata, di sicuro tra le più importanti della Sicilia meridionale, ma anche tra le più trascurate. Una cittadina con il mare, aziende agricole di importanti dimensioni, non può essere periferia, ma deve ricoprire un ruolo centrale. Il nostro impegno sul territorio sarà massimale per risollevare le sorti di questa comunità. Arrivano le dichiarazioni del neopresidente cittadino Stefano De Caro, consigliere comunale in carica. Non nascondo la mia emozione per questo riconoscimento, è un onore ma anche un onere. Ringrazio i vertici del partito per la fiducia riposta nei miei riguardi. Sono licatese, ho deciso di vivere qui e far crescere qui i miei figli. Credo nella politica sana e costruttiva, così come conosco benissimo per viverle ogni giorno le problematiche delle svariate categorie produttive che operano in città. Intanto il partito conferma l'adesione al progetto politico del candidato sindaco Giuseppe Montana. Sono 24 i punti posti dal presidente Saverio Platamone all'ordine del giorno del prossimo incontro del Consiglio Comunale, convocato in seduta non urgente per il giorno 19 marzo alle 18.30. Gli argomenti da trattare riguardano l'adesione al CUPA a decorrere da gennaio 2015, il riconoscimento di debiti fuori bilancio per un totale di circa 13.000 euro e la presa d'atto di diversi debiti fuori bilancio. Ancora politica, avevamo intrapreso un percorso con l'allora sindaco Angelo Biondi e intendiamo portarlo avanti. Queste le parole di Vincenzo Antona, presidente del Comitato Uniti per far ripartire Licata, che ha deciso di sostenere per le prossime elezioni amministrative il candidato Biondi. Particolari in questa intervista.
Arriva l'ufficializzazione dell'appoggio politico del Comitato Uniti per far ripartire l'Icata al candidato Angelo Biondi. Con Biondi, dice Vincenzo Antona, avevamo intrapreso un percorso durante la sua precedente legislatura e proprio per questo intendiamo portarlo avanti. Dal primo momento siamo stati, diciamo, felici della decisione di presa di Angelo Biondi a portare avanti un'iniziativa che aveva già incominciato all'epoca quando lui ha fatto il sindaco, e la nostra coerenza ci porta a portare avanti un progetto perché per nulla si chiama Riprendiamo il Cammino, un progetto che all'epoca avevamo sposato pienamente e abbiamo visto i primi risultati, attenzione, cioè perché c'è stato l'impegno, secondo noi addirittura è stata l'unica amministrazione che ha preso in considerazione l'agricoltura. Per questo, diciamo, la nostra coerenza ci porta a sostenere fortemente il candidato Angelo Biondi e ci batteremo per fare nuovamente un'amministrazione che pensi pure per l'agricoltura. Non conosciamo alcuni dei candidati emersi nelle ultime settimane, continua Antona, ma crediamo che Angelo Biondi abbia le idee chiare su come sviluppare turismo e agricoltura, che riteniamo due dei punti cardini sui quali si fonda l'economia della nostra città, e proprio per questo abbiamo deciso di appoggiare la sua candidatura. La scelta, diciamo, che viene fatta da un minimo di considerazione dei candidati che si stanno presentando, cioè di gente che noi già abbiamo visto come amministrano, gente che si presenta oggi non conosciuta, cioè è comparsa oggi, non sappiamo neanche se originariamente erano licatesi, però cioè, penso che Licata deve essere governata da chi veramente conosce Licata, chi ha vissuto Licata. Il connubio tra turismo e agricoltura è una cosa che è sostenibile, è una cosa che potrebbe portare veramente sviluppo al Licata. E il candidato Angelo Biondi l'ha sempre detto, l'ha sempre professato e l'ha sempre messo in atto che i suoi punti forti sono il turismo e l'agricoltura principalmente e poi tutto il resto. Cioè, ecco perché noi diciamo la nostra coerenza è con Angelo Biondi. Il Fly Cinema rende noto che sono iniziati i lavori per il trasferimento dei nuovi locali di Corso Roma. La programmazione riprenderà a lavori ultimati. Adesso la rubrica degli eventi del mese, la pubblicità. A tra poco. Al centro commerciale Il Porto, i Cartoons Friends. Domenica 22 marzo, direttamente dalla Melavisione e Raioyo, incontra il folletto bibitiere Milo Cotogno. Centro commerciale Il Porto, il divertimento è assicurato. Questo programma è offerto da... Da Cader di Gambino è arrivato il sottoprezzo su tutta la merce. Cader Alicata. Sportline, in via Palma 27 a Alicata. Alicata domani, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15 gradi, la minima di 8 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord, al pomeriggio deboli e proverranno da ovest sud-ovest. Mare poco mosso, umidità oscillante tra il 60 e il 76%. Questo programma vi è stato presentato da... Dai fratello Antona, grande la qualità, grande la scelta. Di piccolo c'è soltanto il prezzo. Scusate se poco. Nuova El Sombrero, strada statale 115, contrada a Safarello, Alicata. Agri Garden, di Agostino Muñoz. Via Palma 312 a Alicata.
Rientriamo in studio con la seconda parte del notiziario. Arriva il finanziamento utile per portare al termine i lavori del palazzetto dello sport di Licata. Sentiamo. Sono stati finanziati lavori di completamento e adeguamento a norme del palazzetto dello sport Niccolò Fragapane di Licata. Con decreto del dirigente generale Sergio Gelardi, controfirmato dal dirigente del servizio 8 Angela Scaduto, del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo e dell'omonimo assessorato regionale, è stato autorizzato il ricorso da parte del Comune di Licata ad un mutuo per la realizzazione dei lavori di completamento e di adeguamento a norme del palazzetto dello sport locale. L'importo complessivo del mutuo ammonta a euro 367.270 ed è stato acceso presso l'Istituto per il Credito Sportivo con l'obbligo di rimborso da effettuare in 20 anni, mentre la Regione si fa carico del 100% del conto interessi. Ho avuto notizia di un finanziamento concesso al nostro comune, di una richiesta che risale, se non erro, al 2010. Ora è arrivato il decreto assessoriale cui il comune ha tempo 15 giorni se accettare o meno il finanziamento. Si tratta del nostro palazzetto dello sport del Niccolò Fragapane, che sarà interessato, quando leggo dal decreto, da lavori di ristrutturazione e di adeguamento alle norme. Quindi potrebbe essere una cosa positiva per quanto riguarda la città e principalmente anche per le associazioni sportive che utilizzano questa struttura, che merita di essere salvaguardata e merita di essere sfruttata come nel miglior modo possibile. In che stato versa attualmente il palazzetto dello sport di Licata? Guardi, io ritengo che il palazzetto non è da tempo che non si fanno seri interventi di manutenzione, quindi penso che sia arrivato il momento di intervenire, anche perché cambiano le norme di adeguamento all'Europa e quindi è giusto adeguare la struttura e metterla in condizione di essere fruibile, anche perché abbiamo delle realtà sportive che utilizzano il palazzetto dello sport importanti, che ci fanno fare bella figura a livello regionale e provinciale, quindi penso che è una cosa positiva che bisogna verificare, realizzare e sfruttare al massimo. Troppi impiegati a spasso. Il sindaco del comune di Ravanusa affigge un cartello denuncia per denunciare la scarsa voglia dei propri operatori di fare il proprio lavoro. L'amministrazione comunale, considerato il comportamento poco corretto di alcuni impiegati che continuano ad essere fuori a spasso per le strade del paese in orario di servizio, oppure inutilmente in giro presso il palazzo municipale in orario d'ufficio, si legge così nel manifesto che è stato affisso all'interno dei locali comunali, invita gli stessi a darsi un contegno e a stazionare nelle proprie stanze. Si rammenta che le sanzioni per chi si sottrae al regolamento possono essere di grave entità e in mancanza di osservazione l'amministrazione si troverà, suo malgrado, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per arginare l'increscioso fenomeno. Il manifesto è uno stimolo ai dipendenti comunali, afferma il sindaco Carmelo D'Angelo, per collaborare fattivamente con l'amministrazione comunale, dando così un servizio più efficiente ai cittadini. Questo appello al personale dipendente rientra in una più ampia strategia che fa parte appunto della riorganizzazione dei servizi. Ritengo incomprensibile che nella città di Agrigento il Partito Democratico si presenti in alleanza con il partito di Silvio Berlusconi, con il quale è impossibile condividere valori fondanti del PD, parole che non lasciano dubbio alcuno sul clima di tensione e precarietà che avvolge il PD agrigentino. A scriverle è stata la saccense Cinzia Diliberto, che con una lettera indirizzata al segretario provinciale Peppe Zambito ha rassegnato le proprie dimissioni da vice segretaria provinciale del partito. Lo sport in chiusura. Si aggiudica il titolo di campione provinciale Under 14 la Santa Sofia Volley di Licata sulla Red Fox di San Giovanni Gemini. Particolari. Strepitosa vittoria della Santa Sofia Volley di Licata sulla Red Fox di San Giovanni Gemini, con il risultato di 3-0 e si aggiudica il titolo di campione provinciale Under 14. Le ragazze licatesi, dopo essersi classificate prime nel proprio girone, hanno disputato la semifinale contro il Ribera e la finalissima contro il Red Fox, aggiudicandosi la gara con il seguente punteggio: 25-16, 25-19, 25-14. A fine gara le partecipanti sono state premiate dal presidente
presidente provinciale della FIVAP Agrigentina, il dottore Castronovo. Grande soddisfazione per la società alicatese che, dopo aver vinto l'anno scorso il titolo Under 13, quest'anno si è ripetuta vincendo anche l'Under 14. Le ragazze che si sono comportate sul campo in maniera egregia e che hanno dato il massimo sono state il capitano Silvia Buscemi, Chiara Amato, Eleonora Bianchi, Beatrice Brancato, Melissa Bonvissuto, Giorgia Cecere, Noemi Cecere, Gloria Costanza, Martina Falsone, Alessia Inguanta, Marta Russello, Simona Pendolino. Intanto, giorno 7 di aprile, si svolgeranno le fasi regionali contro la vincente della provincia di Palermo. La gara di andata invece si svolgerà a Licata. Questa era l'ultima notizia, grazie per la vostra cortese attenzione. Arrivederci alle prossime edizioni.